Stacco. Stacco lungo la corda, Rigo, Rossini Laser con allargo Ripper Jet Riu della Luna. Riu della Luna che sbaglia. Rossini, numero 4, Riu della Luna squalificato. Ripper Jet lungo la corda Rabanera che cerca di tenere il contatto con Rossini, allora Ripper Jet va all'attacco, 14-9 il lancio, Rossini allo steccato, Ripper Jet che attacca, Rabanera che segue i primi due, poi Rubias, il passaggio ai primi 400 metri in 29. Seconda curva, Rossini, Ripper a largo, Rabanera in corda, poi Rubias, ancora Renzo Rosso Treb, quindi Roger Oppi e infine Romano Rizz SM, 645,5, 16,4 e terza frazione. Siamo al passaggio di fronte alle tribune con Rossini al comando, Ripper che accompagna, a questo punto deve adeguarsi a largo, in corda Rabanera, a largo Renzo Rosso, poi Rubias, Roger, Romano Rizz a largo che va a rilevare la scia di Renzo Rosso. Intanto gli 800 in 1-1 scarso per in ultima curva, gruppo disposto in doppia fila, capeggiato da Rossini Laser che chiude ora il primo chilometro sul piede dell'1:17,5, retto opposto alle tribune. Rossini, Ripper a largo, Renzo Rosso nella scia di Ripper che sposta in terza 500 dal palo, poi di dentro Rabanera, ancora Roger Oppi, 400 alla conclusione, Rossini che prova l'allungo, Rabanera che lo segue a largo, Ripper in terza guadagna Renzo Rosso che prova l'aggancio a Rossini Laser in fuga e mancano 2:50 alla conclusione, Rossini, Renzo Rosso a largo, di dentro Rabanera, ingresso della retta di arrivo dopo la curva 15-1, Rossini al comando inseguito da Rabanera e Renzo Rosso, Rossini, Rabanera che prova l'attacco all'interno, Rossini si difende, Rabanera attacca sul palo, vicini i due, terzo Renzo Rosso, quarto Roger, quinto Romano Rizz SM. Rivediamo la retta di arrivo, Rossini in vantaggio, Rabanera che lo rimonta palmo a palmo all'interno, Rossini però si difende con grande coraggio e vediamo sul palo e qui siamo di nuovo ai limiti della parità, come faccio a sbilanciarmi? È impossibile, sono perfettamente in linea Rabanera all'interno e Rossini a largo, qui ci vuole il fotofinish ma io qui penso quasi a una parità perché questi sono vicini, non sono uno alla corda e uno allo staccato esterno, sono proprio apparigliati, vicinissimi e sul palo sono perfettamente in linea. La camera non è in linea, è in movimento, non è un fotofinish, quindi io dico quello che vedo, ma poi il fotofinish è sicuramente molto più preciso. Sono vicinissimi, 1:15,6 la media, 14:3 la retta di arrivo, foto stretta fra Rabanera e Rossini.